No, Alberto, per favore, non stringermi. Tanto, non sento più niente. No, guarda, è inutile che mi baci perché non sento più niente. Guarda cosa ti ha portato il tuo cretinetti. Cos'è sta roba? Apri. Non ti ricorda niente? No. Il valzer delle candele? Ma? Lo zigano di Biarritz? Il nostro primo ballo quando ci siamo fidanzati. Bella giornata funesta. Trenta metri sott'acqua. Ho parlato anche con il palombaro. La vettura letto si è trasformata in una bara liquida, caro Stucchi. C'è anche il commendator Fenoglio. Caro commendator Fenoglio. Caro Miraghi. Nardi, commendatore. Nardi. Miraghi era la mia povera Elvira. Alto. Uè, caro Minelli, ma cosa fa chi è a Milano con sto caldo? Non avevamo appuntamento per quella scadenza. Bravo, si è ricordato, che memoria. Ah, vi conoscete? Lambertoni, no. Minelli. Lambertoni, piacere. Piacere. Ehi, dove va? Salgo un momento dal direttore, incasso e pago, aspettate. No, commendatore, sono due anni che lei fa il tira e molla. Prima ci regala la 600 e poi con la scusa di portarci una Giulietta se la riprende. E adesso si vuole fregare anche le pelliccia, ma io non gliela do. A costo di tagliarla a pezzettini con le forbici e di buttarla nel water. Mamma Italia, non credevo mai la scendesse così in basso. Ma non essere volgare. Ma che volgare, tu vai di là. Molla la pelliccia, Romano. Ma mollala tu la pelliccia, bolognese. Uno arriva a casa col sorriso sulle labbra, pieno di idee, di progetti, di entusiasmo. Arriva anche per comunicare a sua moglie le sue gioie, invece... Tengere! Una botta in testa. Non me lo dovevano riaprire. Che cosa, caro? Il canale di Suez, gioia. Ma come? Prima me lo chiudete e poi me lo riaprite. Proprio al momento in cui io sto speculando sulla benzina. Ma allora ce l'avete con me. Ma vogliamo dire una volta per sempre la verità? Ho sposato un cretino, me lo tengo. Ognuno ha la sua croce, ti pare, pazienza. Se un uomo ha dei grandi meriti, delle grandi qualità e un'energia eccezionale, può avere due donne. Oh, non ritornare sempre sullo stesso punto, Alberto. Te l'ho già detto, no, no. Ma se la donna che ha sposato è piccola e meschina, allora può. Ma siamo tutti piccoli e meschini, anche tu sei piccolo e meschino. Ripeti con me, sono piccolo e meschino. Sono piccolo e meschino, può dire. Non so se ho afferrato il concetto, ma mi pare che lei desideri la morte della sua signora. O mi sbaglio? Marchese, se lei vede una bella donna in combinazione, che fa? La desidero, ma mi freno. E anch'io mi freno. Ma nessuno mi può impedire di desiderare che mia moglie non ci sia più. Senza farle del male, senza dolore, ma che non ci sia più! Disturbo? Oh, scusi. Lei è una parente della povera signora. Veramente la povera signora sono io. Mia moglie entra nell'ascensore, il pavimento della cabina si stacca e mia moglie precipita dal 19° piano sfracellandosi al suolo. Son qui tra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Qualcosa da dichiarare? Mia moglie è deceduta e io non ho niente da dire. Guardi pure la prego. Dico che sono rimasto vedovo, perciò non ho niente da aggiungere.